Buongiorno a tutti. Allora, io vorrei integrare quanto ho detto un paio di settimane fa, quindi eravamo attorno al 20 agosto, su quella che è la situazione del Movimento 5 Stelle e quella che sarà l'assemblea che abbiamo chiamato costituente, che probabilmente si svolge appunto ad ottobre. Ovviamente io cerco sempre di fare delle riflessioni con spirito costruttivo, con spirito costruttivo. Ma come si dice, pane, pane, vino al vino, oppure non nascondersi dietro una foglia di fico, certe cose vanno dette, perlomeno tra di noi. Comunque io pubblicherò questo video perché le riflessioni che faccio sono generali e quindi voglio, diciamo, comunque ribadire che sono riflessioni che valgono per qualsiasi associazione, qualsiasi, dal comitato Sagra, della parrocchia piccolina in campagna alle Nazioni Unite. Valgono per qualsiasi associazione. E la prima considerazione è proprio questa, che qualsiasi associazione ha all'interno, quasi sempre e in maniera piuttosto inevitabile, man mano che questa associazione acquisisce importanza, potere, denaro, ecco, è quasi inevitabile che al suo interno, man mano, arrivino degli infiltrati in malafede. In malafede. Quindi la primissima priorità per qualsiasi associazione, quindi figuriamoci per il Movimento 5 Stelle che fa dell'onestà la propria bandiera principale, la prima cosa da fare è allontanare chi è in malafede. Allontanare chi è in malafede. Ovviamente cosa facile da dirsi, scontata, molto più difficile da fare. Molto più difficile. Ma non impossibile. Quindi anche qua vorrei che ci togliessimo delle foglie di fico. In ogni caso, abbiamo presidente, abbiamo garante, abbiamo collegio dei provviviri, che sono organi che hanno il potere di investigare sulle condotte dei portavoce, dei dipendenti, insomma, di tutta la struttura, anche attivisti, gruppi territoriali, eccetera, eccetera, hanno il potere di investigare e poi di prendere le misure conseguenti, fino al limite all'espulsione, come tante volte nel passato è stato fatto. Quindi questa è la primissima ed importantissima e continua cosa da fare, soprattutto per un soggetto come il Movimento 5 Stelle che potere ne ha e come? Nel senso che comunque in Parlamento votiamo, ci siamo, sia a livello italiano che europeo e quindi insomma, almeno teoricamente, potere ce l'abbiamo, denaro anche. Dopodiché, in queste settimane, attraverso il portale, stanno arrivando moltissime proposte di attivisti, di simpatizzanti. Benissimo, benissimo. È sempre da discutere sulle proposte, è sempre da rivederle, è sempre da cercare di individuare le migliori soluzioni. Benissimo. Ma ricordiamoci che, soprattutto per un soggetto partitico, quello che sarà il suo futuro dipende moltissimo dalla credibilità. Dalla credibilità. Quindi possiamo fare tutte le proposte che vogliamo, ma naturalmente il pubblico, quello che diciamo così, detto in maniera secca, i votanti, chi ci vota soprattutto per la credibilità che possiamo avere. E su questo dobbiamo ringraziare anche molto il presidente Conte che con i suoi risultati, il primo fra tutti, ricordiamolo sempre, i 200 e passa miliardi del PNRR, di cui ricordiamolo per l'ennesima volta, 70 sono regalati. Quindi avere un presidente del Consiglio
ha fatto sì che l'Europa, a cui di solito noi davamo dei soldi, e tanti, e ne ricevevamo meno di quelli che davamo da decenni. Un presidente del Consiglio che ci porta a casa 70 miliardi di euro regalati, più altri 140 di finanziamento super agevolato, è porca miseria. Direi che se la merita tutta la credibilità che ha su larghi strati della popolazione. Benissimo. Ovviamente il movimento in generale deve avere credibilità, quindi non si può affermare delle cose e poi farne di diverse, peggio ancora se sono l'opposto di quello che si è detto. Quindi ricordiamocelo che è la credibilità quella su cui il cittadino alla fine ti valuta, perché non è in grado di giudicare misura per misura, non ha neanche il tempo di stare lì a capire il super bonus è stato positivo, negativo. E qui veniamo a un altro punto, quello dei mass media. Però prima di arrivarci, faccio subito un coming out, nel senso che una delle questioni su cui si dibatte e su cui sicuramente i mass media cercheranno di distrarre la popolazione è sempre il discorso dei due mandati. Allora, io lo chiarisco subito e vale per me, è una mia posizione personale, quindi io rispetto tutte le altre. Il discorso dei due mandati, io non mi ricandiderò a prescindere da quello che succederà, io non mi ricandiderò. Perché quando mi sono ho accettato quella che era stata l'investitura una dozzina di anni fa che mi fecero gli attivisti locali, io da quel momento cominciai a dire: ok, io mi candido con queste regole che prevedono al massimo due mandati, quindi se mi voterete sappiate che io al massimo farò due mandati. Quindi io quello ho promesso. Credo di essere stato votato anche per quello, come tutti gli altri, insomma, c'era questa regola. Quindi io sono entrato in gioco, in partita, con queste regole. Se adesso cambiano, benissimo, i nuovi giocatori sanno che entreranno con altre regole. Io sono entrato in campo che valeva la regola del fuorigioco e quindi, anche se adesso cambiano quella regola, io la mantengo perché sono entrato con quelle regole. Quindi lo dico chiaro e tondo, perché c'è anche tanta gente che mi chiede cosa farai, bim bum, bim bam. Io mantengo per quanto sono cosciente che magari potrei fare ancora bene, magari potrei fare ancora delle cose benissimo. Cercherò di farle così come coordinatore finché lo sarò, dopodiché come attivista, come tutti voi. Quindi, discorso dei due mandati io l'ho chiarito per me stesso, ripeto, e comunque rispetto a tutte le altre posizioni e sono il primo a dire che comunque se ne può parlare. Abbiamo introdotto la deroga del mandato zero e sono perfettamente d'accordo perché i consiglieri comunali sono degli eroi che lavorano a gratis e io adesso se possibile li capisco ancora di più perché anch'io da un paio d'anni sto lavorando a gratis per il movimento, per la nazione alla fine, perché quello che faccio lo faccio per cercare di far scendere i costi energetici, di far luce sui monopoli, sugli oligopoli finanziari che sono la causa di tutti i nostri mali, della stragrande maggioranza. E, quindi quella regola del mandato zero, secondo me, è stata ottima, sacrosanta. Il consigliere comunale è un volontario puro, non vive assolutamente di politica, con uno stipendio che invece giustamente hanno il sindaco e poi i consiglieri regionali, nazionali ed europei. Quindi comunque se adesso si vorrà cambiare quella regola, io rispetto comunque le decisioni prese dalla maggioranza, sono convintissimo che quando la maggioranza si esprime, anche se tu sei in disaccordo, tu accetti quelle decisioni, perché il principio della maggioranza è il principio base di qualsiasi associazione, di qualsiasi soggetto democratico. Quindi se la maggioranza deciderà
un'altra formula per quanto riguarda la regola dei due mandati, io l'accetterò assolutamente volentieri. Io ho chiarito solo quella che è la mia posizione personale. Dopodiché, stavo dicendo prima il discorso della credibilità, e qui entra in gioco il discorso dei mass media, perché la regola della credibilità ovviamente vale anche per gli altri partiti, mica solo per i 5 Stelle, vale anche per gli altri partiti. E in un mondo normale, il Movimento 5 Stelle dovrebbe essere stravotato. Perché è vero che abbiamo fatto delle cose diverse da quelle che avevamo promesso, è vero che abbiamo cambiato alcune posizioni, però gli altri partiti, se uno si va a studiare la storia, le azioni e le promesse prima degli altri partiti, beh, ragazzi, come la pubblicità, ti piace vincere facile, cioè gli altri partiti hanno fatto sfracelli inenarrabili, inenarrabili, da singoli politici all'intero soggetto partitico. Gli altri partiti hanno cambiato milioni di volte peggio che noi. Quindi io dico, noi dobbiamo mantenere credibilità. Se l'informazione fosse corretta e facesse una lista anche pesata, anche pesata, quindi per importanza di contenuto, beh, noi stravinceremmo in maniera pazzesca. Gli altri partiti hanno fatto sfracelli, però abbiamo dei mass media che dipingono esattamente l'opposto. E quando il Movimento 5 Stelle cambia una virgola, la fanno apparire come fosse l'Apocalisse. E le altre cose degli altri partiti invece se ne dimenticano. Allora, tra l'altro, qui apro una piccola parentesi, perché prima ho elogiato Conte, e ribadisco, però vorrei elogiare anche Beppe Grillo, che è l'unico, che fra l'altro non è nemmeno responsabile degli errori, di molti errori che ha fatto il movimento, e che ha chiesto scusa decine di volte. L'unico, tra virgolette, politico nell'accezione più ampia, perché tutti i cittadini sono politici, non c'è nessuno che può dire io non sono politico, perché anche rimanere fuori dalla politica è una posizione politica, quindi nessuno può chiamarsi fuori. E Beppe Grillo è l'unico che ha avuto l'umiltà enorme, profondissima, che solo poche grandi persone possono avere, di chiedere scusa pubblicamente decine di volte. Ci sono decine di video in cui lui chiede scusa, sia per errori del movimento di cui lui non è stato fautore, sia anche di cose che effettivamente, diciamo, ha sbagliato lui, anche quando ha chiesto scusa su Draghi dicendo mi aveva convinto, ci sono cascato. Dagli colloqui che avevo avuto, avevo creduto a quello che mi aveva promesso e poi ha chiesto scusa. Migliaia di altri politici non chiedono scusa mai, 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 non sanno neanche cosa significa il verbo scusarsi. Trovano sempre giustificazioni, è sempre colpa degli altri, eccetera, eccetera. Detto questo, noi abbiamo un apparato mediatico che sappiamo perfettamente ci vuole morti, ci vuole morti. E che è mostruosamente più potente, più strutturato di noi. Ha giornali, televisioni, radio, soldi, strutture, ha tutto. E quindi il Movimento 5 Stelle lo dipinge sempre al peggio, lo dipinge sempre al peggio. E noi non possiamo permetterci il lusso di giocare a ping pong su tutto ciò che esce giorno per giorno. Ogni giorno c'è una cosa nuova, ogni settimana c'è una cosa nuova. E attenzione, questa è una tecnica efficacissima per far sì che il cittadino non si focalizzi sui pochi veri problemi, perché
sui pochi veri problemi, che sono la corruzione dei politici, che sono l'impreparazione dei politici, che sono la collusione, che sono i conflitti di interessi, se non quando la malafede generica dei politici. Questi sono i veri punti essenziali. Perché se il Parlamento fosse formato da tutte persone altamente oneste, altamente etiche, altamente morali, delle soluzioni si trovano, si chiamano compromessi. Tra marito e moglie, quante discussioni ci sono? Ma se si vogliono bene e sono brave persone, trovano dei compromessi e vanno avanti. Magari 20, 30, 40, 50 anni. Quindi, attenzione, noi non ce l'abbiamo la struttura mediatica per ribattere ogni giorno alla notizia del giorno. E il governatore Toti accusato in Liguria, e quest'altra cosa oggi, e quest'altra sparata del politico domani. Da anni si va avanti così, ogni giorno distrazioni su distrazioni su distrazioni. Io più volte vi ho ricordato che gli stessi scienziati, che normalmente sono estremamente neutrali e si limitano a dare solo dati scientifici, ma gli stessi scienziati da anni, e lo hanno fatto prima delle elezioni del 2022, hanno detto attenzione che il nucleare è semplicemente un mezzo per distrarci dai veri problemi attuali che abbiamo, in questo caso energetici. Quindi lo dicono persino gli scienziati, e il fatto di parlare continuamente del nucleare è una tecnica per distrarre, sempre divide e timpera, divide e timpera, divide e timpera. Per cui, bene se noi portiamo nuove proposte in questa costituente, ma attenzione che i punti essenziali il movimento li ha individuati da sempre. Da sempre, da sempre, da quando dicevamo fuori la mafia dalla politica a tantissime altre cose, l'acqua pubblica, ma in ogni caso appunto i conflitti di interesse, quindi corruzione, collusione, evasione fiscale, elusione fiscale, queste sono cose essenziali che sono già chiarissime, non è che abbiamo bisogno di portarle come punti nuovi, sono chiarissime e su cui ci dobbiamo concentrare e finalizzare. Quindi il mio consiglio, ripeto, sono riflessioni costruttive, è riconcentriamoci su cose che sono ovvie e che non abbiamo assolutamente raggiunto. Conflitto di interessi, collusione, corruzione, evasione fiscale, elusione fiscale. Queste cose le abbiamo già. Le abbiamo già e sono le cose importanti. Sono le cose importanti, tutto il resto va a cascata. Tutto il resto va a cascata. E ripeto, se si è tra brave persone, un compromesso si trova. Non è che noi dobbiamo avere la presunzione di avere la verità assoluta in tasca. Può darsi che ci vogliano degli aggiustamenti rispetto alla nostra posizione. Se ci si trova a parlare onestamente con altri soggetti politici che siano in buona fede, può anche darsi che un compromesso sia effettivamente la cosa migliore. Ma ripeto, di base quello che ci deve essere è la buona fede. E torniamo a tutto ciò che ho detto negli ultimi minuti, che dobbiamo concentrarci sul fatto che la politica deve essere senza conflitti di interesse, senza corruzione, collusione, eccetera, eccetera. Quindi facciamo la Costituente, discutiamo, certamente, ma queste sono cose che sappiamo da 15 anni. Dobbiamo concentrarci su queste, su queste. Tutto il resto è in conseguenza. Un'ultima cosa, considerazione teorica e poi proposta. Diciamo di soluzione. Il famoso concetto uno vale uno, che assolutamente, assolutamente è corretto, ma attenzione,
quando lo è corretto quando lo intendiamo a livello di dignità e diritti, che è quello che dice anche la Costituzione, che siamo tutti uguali a livello di diritti e doveri. Diritti e doveri. Quindi uno vale uno come dignità della persona e diritti della persona. È certo che è vero, ma è altrettanto vero che col cavolo che siamo tutti uguali. Non è che uno vale l'altro. Non siamo assolutamente tutti uguali, né come carattere, ovviamente, ma nemmeno, scusate, come competenze. Io se devo aggiustare la caldaia, chiamo un idraulico. Se devo mettere a posto il contatore o un impianto elettrico, chiamo un elettricista. Se vado in ospedale e ho un problema al cuore, vado dal cardiologo. Non vado dal pneumologo, che pure è bravo e pure è preparato, ma su un'altra cosa. Ma su un'altra cosa. E comunque, appunto, se sto male, non è che vado al bar, se ho un problema serio, non è che vado al bar e il primo così, modello Trump che aveva suggerito di bere la varechina, cosa aveva suggerito di bere. Quindi la competenza è una cosa seria e le competenze si acquisiscono studiando, studiando, perché i talenti uno può nascere col talento, quindi il talento del canto, il talento sportivo, ma le competenze, soprattutto quelle tecniche, si acquisiscono studiando, non ci sono miracoli o scorciatoie. Quindi la mia proposta concreta è che quando si deve dibattere su determinati argomenti, le persone e quindi anche gli attivisti, eventualmente dibattenti e votanti, devono obbligatoriamente aver seguito dei corsi di formazione, dei corsi di formazione, in cui gli scienziati apportano informazioni scientifiche con tutte le fonti, i numeri, in maniera da avere le basi. Perché scusatemi tanto, io sono stanco, sono molto stanco, ma non è una questione di stanchezza mia, è proprio che non si va da nessuna parte quando con colleghi e attivisti ti accorgi che non hanno i numeri. E io gli chiedo, bene, questa è la tua opinione, mi dici su che numeri è basata? Su quali studi scientifici, su quali studi, se non scientifici, anche studi proprio di raccolta di dati, occupazione di territori, comunque fonti non da bar, non la pancia. Gli chiedo, mi dai questi numeri, mi dai questi dati? E mi guardano come per dire, ma te lo dico io, quindi va bene così. Siccome te lo dico io, va bene così. No, non va bene così. Va bene così. Dobbiamo avere numeri e i numeri ci sono su un sacco di argomenti. Su un sacco di argomenti, dall'energia a tanti altri. Ci sono numeri da decine di anni. Se non li conosci, scusami tanto, di che cosa stai parlando? Di cosa stai parlando? Delle tue sensazioni che molto spesso saranno state influenzate dai mass media che sono pagati per mantenere lo status quo attuale, per mantenere la situazione attuale, e quindi tanti cittadini sono convinti perché i mass media li hanno convinti. Perché i mass media li hanno convinti. Finito. Questo era il mio suggerimento conclusivo di così come chi guida deve avere la patente perché deve conoscere le regole, le cose basiche per entrare nel circuito stradale, ecco, anche per entrare in quello tecnico in cui si dibatte tecnicamente di questioni, devi avere la formazione e quindi l'obbligatorietà di seguire dei corsi, passare degli esami, degli esamini. Altrimenti di cosa stiamo parlando? Che ognuno dice a sensazione,
ognuno parla a sensazione? Bene, io con questo veramente ho terminato, o perlomeno, come si dice, mi riservo ulteriori integrazioni nelle prossime settimane. Sono convinto che ci dobbiamo parlare tra di noi, senza ipocrisie, senza reticenze, e ribadisco, sono considerazioni che comunque valgono per qualsiasi associazione, dal comitato sagra parrocchiale ai grandi organismi. Quindi grazie per chi avrà avuto la pazienza di ascoltarmi e buona continuazione a tutti.